Immagina un mondo in cui ogni singola inibizione umana è cancellata da una violenta follia psicopatica. Voglia di torturare, violentare e far soffrire tutti il più possibile. Un mondo in cui i confini tra civiltà e totale assenza di umanità non esistono più. Cancellati da un'epidemia, da un vero e proprio virus che trasforma le persone in zombie che però mantengono le loro facoltà mentali, rimpiazzando ogni desiderio e pensiero in voglia di distruzione totale. Questo è l'altamente disturbante, violento, brutale universo di Crossed. Roba che il 90% della gente non capirebbe mai e farebbe seriamente fatica a non chiamare la neuro o gli sbirri se glieli mostrassi. Perché una persona che colleziona questa merda deve avere seriamente qualcosa che non va nel cervello, cazzo! Io ne ho 16. La storia inizia senza cazzeggiare nemmeno un secondo. C'è un tizio sbregato e sanguinante che entra in un bar e inizia a sbudellare la gente. Tutti si beccano sto virus conosciuto che si diffonde in modo assurdamente veloce e si mette a tramutare uomini, donne e bambini in sti bastardi con una croce rossa che gli marchia i volti. E appunto gli infetti diventano pura cazzo di malvagità, impulsi omicidi, sadismo e depravazione. Gli infetti non sono zombie, non sono morti di fatto, ma sono pienamente consapevoli delle loro azioni e provano un piacere sadico nell'infliggere dolore. L'umanità si ritrova intrappolata in un nuovo inferno dove la minaccia non è più quella di un virus letale, ma di una malattia che distrugge l'anima. Che poi, Cristo santo, non posso neanche mostrarti il 50% delle immagini perché sono talmente psicotiche e depravate alcune di queste merde che mi chiudono il canale a calci nella cappella se me ne lascio scappare troppe. Comunque, questo virus ci trasforma in mostri o semplicemente ci libera dalle inibizioni costringendoci ad essere ciò che sotto sotto siamo veramente? In questo mondo totalmente devastato seguiamo le storie di sopravvissuti che lottano disperatamente per mantenere intatta la loro umanità, sopravvivere, uccidere per non essere torturati, nascondersi. Ma come cazzo si fa a restare umani in un mondo in cui il male sembra aver trionfato su tutto? In ogni pagina, in ogni vignetta, ti troverai a fare i conti con l'orrore puro, un orrore che non si limita solo alla violenza fisica, ma che scava in profondità nelle paure più nascoste dell'animo umano. Crossed non è solo gore, splatter e seghini su cadaveri per teenager gotici col micropene. È una riflessione spietata sulla fragilità della nostra cazzo di civiltà. Il creatore del fumetto, che poi sto parlando dello stesso bastardo che ha creato The Boys, se ti interessa, mette a nudo i lati più oscuri della natura umana. Ogni maledetta legge, ogni morale, ogni concetto di giusto e sbagliato viene fatto a pezzi, deriso, polverizzato alle fondamenta. Non ci sono eroi in Crossed, oh cazzo no. Solo persone disperate che cercano di sopravvivere un altro giorno prima di venire fatti a fette e sbudellati davanti ai loro stessi figli. Persone che devono fare i conti con decisioni traumatiche mentre si interrogano sul senso della crudeltà e della vita, che devono scegliere tra la loro umanità e la sopravvivenza. Tu, Cristo Santo, sarai trascinato con loro in questo incubo, costretto a guardare nell'oscurità senza alcuna possibilità di distogliere lo sguardo. E questo mi piace di Crossed. Squarcia il velo di farfalline e sorrisetti ipocriti e ci mette davanti agli occhi uno specchio che non avremmo mai voluto guardare. Si trovano parecchi fumetti usati di Crossed, perché la gente lo compra, prova a leggerlo e poi si sente sporca e li rivende a metà prezzo, anche a meno. Se sei una di quelle persone che non fa fatica a dormire quando guarda gli horror più estremi, te lo raccomando al 100%. Ripeto, non è solo violenza. Anche se di violenza, cazzo, non ne ho mai vista tanta da nessun'altra parte, credimi, ho cercato parecchio in giro. Non è sicuramente per tutti, ma per me sicuramente sì. Raccomando almeno di recuperarsi il primo volume, chiamato semplicemente Crossed, e il volume chiamato Psicopatico, che è assolutamente incredibile. Se ti capita di leggerlo, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Probabilmente ti farà schifo se sei normale. Alla prossima. Ciao!